L'idealismo tedesco rappresenta uno dei momenti più alti della filosofia occidentale, sviluppatosi tra fine Settecento e inizio Ottocento come risposta alla filosofia kantiana. Il suo principio fondamentale è l'identità tra pensiero ed essere, tra razionale e reale. Fichte inaugura questa corrente ponendo l'io assoluto come fondamento della realtà. Per lui, la coscienza pone se stessa e, opponendosi un non io, crea il mondo attraverso un processo dialettico. L'attività dell'io diventa il principio dinamico che genera la realtà. Schelling supera il soggettivismo fichtiano proponendo una filosofia dell'identità tra natura e spirito. La natura è vista come spirito visibile e lo spirito come natura invisibile, in un'unità organica che si manifesta nell'arte. Hegel rappresenta il culmine dell'idealismo, elaborando un sistema dove la realtà è concepita come manifestazione dello spirito assoluto che si sviluppa dialetticamente nella storia. La sua filosofia unisce logica, natura e spirito in un sistema totale dove il reale è razionale e il razionale è reale. L'idealismo tedesco influenza profondamente la cultura europea, dalla politica all'arte, stabilendo una visione dove la realtà è compresa come processo spirituale e razionale e dove la libertà umana si realizza nella comprensione di questa razionalità universale.